Ciao a tutti amici, io sono Eli e oggi parliamo dei miei flop books 2022. Visto che ho fatto il video dei top books, adesso parliamo invece dei libri flop, i libri che non mi sono piaciuti per un motivo o per un altro, che non rileggerei assolutamente o che in generale più o meno non consiglierei. E grazie a Dio sono solo tre, perché l'anno scorso ho fatto delle letture molto molto stimolanti, molto interessanti, molto belle. Infatti libri belli ne ho letti un sacco. Invece libri brutti appunto sono solo tre. Ma bando alle ciance e iniziamo. Partendo in ordine cronologico, partiamo da La bambina che amava Tom Gordon di Stephen King. È assurdo, a parer mio, che non mi sia piaciuto un libro di Stephen King. Ebbene sì, è successo e spero non ricapiti mai più, perché tutti gli altri libri che ho letto di Stephen King mi sono piaciuti, se non che li ho adorati. It, per esempio, come vedrete in un video che non so se è già uscito, ma non credo. It è stato il più bel libro che ho letto nella mia vita, per adesso, è anche un libro che mi ha dato tanto, perché è un libro immenso, ma ne parleremo bene in un altro video. Invece questo è un libro passabile, dimenticabile. Diciamo che della sua bibliografia, si dice così, non lo so, questo secondo me è il peggiore che per ora ho letto. Parla di una bambina che di nome Trisha. Questa bambina praticamente si perde durante una gita che fa con sua madre e suo fratello. E tutto il libro appunto parla dell'avventura che vive Trisha quando si perde in questo bosco e non riesce più a ritrovare il percorso di casa. Il problema è che lei in questo bosco non è da sola, ma affronterà delle visioni, dei mostri, qualcosa di misterioso che si nasconde dietro le fronde degli alberi e spaventerà veramente tantissimo la povera bambina. Il problema non è la trama, secondo me, di questo libro, ma è il fatto che mi ha annoiato, in sostanza. Non mi interessava per nulla quello che succedeva alla bambina, alla protagonista, lo trovavo abbastanza noiosetto e non mi ricordo neanche la fine, pensate voi. Proprio un libro passabilissimo, secondo me. L'unica cosa che mi piace è la scrittura, che comunque è quella di King, e perlomeno ha fatto scorrere relativamente veloce, anche se in realtà per me non lo era, visto perché era noioso. Comunque la scrittura è apprezzabile. E a lui ho dato 2 stelle, perché non era proprio un libro orribile, perché io non credo che King possa fare libri orribili, ma decisamente, secondo me, passabilissimo. Secondo libro di cui vi voglio parlare è questo, NP di Banana Yoshimoto. Partendo dal fatto che questo è il primo libro di Banana Yoshimoto che io abbia mai letto, mi ha fatto veramente schifo. Cioè, questo non mi faccio problemi a dirlo, è proprio brutto, ma bruttissimo. L'unica cosa che mi ha divertito un po' di questo libro è il fatto che io ho praticamente annotato insieme al mio fidanzato, perché abbiamo deciso di scambiarci un libro da leggere e di annotarci appunto le cose per poi leggere cosa aveva scritto l'altro, ed è stato abbastanza divertente, ma di per sé il libro fa schifo. Fa veramente schifo, scritto malissimo, perché sembra tipo una fanfiction. I personaggi sono mal caratterizzati, sono tutti piatti, tutti uguali. Poi i temi trattati non è che siano proprio il massimo, quello non è una critica al tema, perché di per sé parla di temi delicati, che sarebbero il suicidio, l'incesto, le relazioni amorose. Però è tutto incentrato su una raccolta di racconti che si chiama appunto NP, The North Point, che è come se stregasse chiunque ci lavora, perché appunto il fidanzato della protagonista, prima di suicidarsi, lavorava alla traduzione in giapponese di questa raccolta di racconti. E in generale appunto parla molto di spiritualità, di varie cose, solo che di per sé la storia non ha senso, non ha una trama, cioè si basa tutto su sto raccolta di racconti, ma tutte le azioni, le cose non sono correlate sempre a questo, che vabbè ci starebbe anche, ma è tutto un po' messo così a caso, non ha per niente senso, cioè, e poi è proprio brutto anche da leggere per come è scritto. Andata bene che è corto, quindi sono riuscita a finirlo, però veramente questo io potessi lo brucierei, perché è orribile. Ho deciso di dare a questo 1 stella, perché 0 mi sembrava proprio un peccato, visto che questa autrice è anche famosissima, però cioè, non leggetelo, fatevi un favore. Bene, l'ultimo libro di cui vi voglio parlare è Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Penso che sappiate tutti più o meno di cosa parla. Parla di questo uomo che è un dottore e scopre una sorta di droga che può trasformarlo in una sua versione completamente malvagia, senza inibizioni, senza una coscienza,
e che fa un po' tutto quello che vuole, commette azioni meschine, azioni riprovevoli, tra cui per esempio picchiare una bambina, se non mi ricordo, non mi ricordo bene, ma comunque il problema di questo libro secondo me è il fatto che è molto astratto, nel senso che si parla molto astrattamente dei pensieri, delle azioni malvagie che possono influire sull'anima, eccetera, senza dare un vero contenuto, un vero atto che possa far capire esattamente che cosa commettesse Mr. Hyde quando appunto Dr. Jekyll si trasformava in Mr. Hyde. E in parte lo capisco, perché a quei tempi sarebbe stato un po' scioccante che un autore scrivesse di atti riprovevoli e pubblicasse un libro del genere, perché appunto era nel 1800, età vittoriana, in cui anche solo pensare che un medico potesse agire in maniera crudele o comunque commettere qualcosa di sbagliato era impensabile. E infatti questa cosa l'ho ritrovata anche nel libro Il ritratto di Dorian Gray, di cui adesso non voglio parlare, ma il fatto che appunto nel ritratto di Dorian Gray si parla sempre di Dorian Gray che commette azioni sbagliate, fa qualcosa che non dovrebbe fare, ma non si entra mai nello specifico, cioè non spiegano mai che cos'è che non va in quello che fanno, ma rimane tutto un po' astratto appunto. Non so che altra parola utilizzare, mi spiace. E quindi la storia è di per sé carina, ma non ti prende più di tanto, proprio perché sembra quasi tutta un'esagerazione dei personaggi che ne parlano come se fossero successe cose indicibili, ma di per sé non sai esattamente che cosa è successo. E per questo io gli ho dato 2 stelle. E niente, questo video è finito, spero che non leggiate questi libri, no scherzo, leggete quello che vi pare, questa è una mia personalissima opinione, quindi non voglio influenzare troppo le vostre letture, perché magari questi libri per voi sarebbero bellissimi, ma per me hanno fatto schifo. L'unica cosa che mi sento di consigliarvi davvero è di selezionare bene le vostre letture, nel senso che se una lettura non vi piace, io vi sconsiglio di forzarvi a finirla, perché spesso potreste sprecare tanto tempo che potreste dedicare a letture molto migliori. E infatti, per fortuna, io quest'anno ho avuto queste solo 3 letture brutte che avrei potuto interrompere, ma visto che erano corte, visto che erano un audiolibro e visto che King in realtà l'ho sempre apprezzato, ho voluto finire il libro per dargli una possibilità, per dire, vabbè, magari al finale diventa più bello. E quindi io li ho finiti, però vi sconsiglio appunto di terminare dei libri che non vi piacciono, perché la vita è breve e se leggete solo bei libri è meglio. Io vi saluto, noi ci vediamo la prossima settimana con un prossimo video e ciao!